Ciao, buongiorno, buona estate. Il mio scaldino non parte e le problematiche possono essere tante. Ho fatto altri video che ti spiegano un po' in tutto il funzionamento, le varie parti, eccetera. Te lo lascio in descrizione. Qui ti do un breve consiglio che di solito ti fa risolvere. Ti faccio anche una piccola panoramica di alcuni componenti importanti. Questi scaldini, questi qua che funzionano a pile, spesso poi sono posizionati, anzi, sono sempre posizionati all'esterno perché sono a camera aperta, quindi non hanno il ventilatore per aspirare l'ossigeno, eccetera. Comunque non sono camere stagne, sono camere aperte, quindi stanno all'esterno. E quindi sono soggetti agli agenti atmosferici, quindi la pioggia, il vento, l'umido, eccetera, che creano pure ossido. Quindi la prima cosa che puoi fare è controllare se è un problema elettrico, perché anche se funzionano a pile, comunque uno scaldino ha bisogno della scarica per accendere, per fare la scintilla e anche per aprire la bobina del gas. Quindi la prima cosa da fare, chiaramente, è sostituire le pile, mettendogli le torce, se possibile metterne di buona qualità. Poi dobbiamo controllare tutti i cavi elettrici. Utilizzando per esempio un WD-40 possiamo spruzzarlo tranquillamente ovunque, staccando i connettori tipo questo, diciamo rispruzzandoci del WD-40 e poi ricollegando i connettori. Oppure, in alcuni casi, è il pulsante on-off come questo qui, che, ecco, non fa passare la tensione. Sembra funzionare, ma non fa il suo lavoro. Quindi anche qui possiamo spruzzarci il WD-40, ma per essere più sicuri andrebbe ponticellato, quindi dobbiamo staccare i fili da dietro e unirli per vedere se funziona. Perché è l'unico modo per sapere, avere la certezza. Se dopo dovesse funzionare lo scaldino, dobbiamo sostituire questo tasto. Naturalmente io sto parlando di casi in cui lo scaldino sembra morto, cioè che non fa scintille, non fa più nulla, quindi in questo caso dobbiamo controllare, come abbiamo detto, questa cavetteria. Se non è il pulsante, dobbiamo passare ai termostati, che la maggior parte dei scaldini hanno due termostati, uno di alta temperatura che si trova vicino alla serpentina, questa qui è la serpentina. E questo è il termostato adesso collegato, che è tarato a 95 gradi circa, se non erro, che quindi serve che se per caso la temperatura è troppo alta, stacca e non fa passare la tensione, la bassa tensione su questi cavi elettrici e quindi stacca e non fa funzionare lo scaldino. Quindi, per essere sicuro che non è questo qui, dobbiamo fare la stessa cosa, quindi staccare i due cavetti collegati al termostato e unirli tra loro. Se lo scaldino riparte, allora vuol dire che il termostato era rotto. Può capitare, a quel punto devi sostituirlo. La stessa cosa puoi farlo anche con l'altro termostato, il termostato che dei fumi che sta poi in alto. Questo serve a valutare se si fa troppo calore nella parte alta, quindi non c'è buona dissipazione del calore della canna fumaria, e quindi ti fa andare in blocco lo scaldino. La stessa cosa, dopo aver provato il primo, prova questo qui. Unendo i fili, se lo scaldino ti riparte, vai a sostituire il termostato. Se non riparte, il problema può essere altrove, e a quel punto dobbiamo valutare anche la scheda elettronica che potrebbe avere qualche problemino. Ma comunque, in generale, fai una buona pulizia, al limite cerca anche un po' di grattare laddove vedi dell'ossido, diciamo dove il metallo si è usurato. Puoi grattarlo un po' con una limetta per le unghie e poi spruzzarci anche il WD-40. Puoi abbondare col WD-40, non succede nulla, non ti fa andare in corto delle parti elettroniche. In ultimo, se invece il tuo scaldino parte, ti fa la scintilla ma non c'è fiamma, il problema potrebbe risiedere nella bobina del gas, che funziona tramite la tensione che arriva dalle pile. Quindi questa bobina qui spesso si rompe, sembra che funzioni ma non va, e quindi non fa passare il gas e non si accende. Oppure, in ultimo, potrei dirti che in alcune occasioni, quando il tuo scaldino per esempio è a GPL, quindi non a metano, il GPL è un gas molto sporco, ti può ostruire gli ugelli, questi qui, e quindi non fa passare il gas e quindi il gas non si accende. Però questo è un po' più raro.
Comunque, come al solito, iscriviti al canale, altrimenti se hai domande, come al solito io ti rispondo, ma non posso risponderti se non ti iscrivi. Quindi se hai domande, tranquillamente ti rispondo velocemente, ti posso dare un aiuto. Ma iscriviti al canale e metti mi piace al video. Ciao e alla prossima.